e ciao amiche, oggi volevo farvi un recap su tutti i prodotti Labbra che sono anche delle novità lanciate in questi ultimi 3-4 mesi che io ho provato nel corso di questi mesi, che magari vi ho fatto vedere in applicazione in qualche GRVM, però poi non vi ho mai dato una mia recensione, non vi ho mai esposto, diciamo, il mio pensiero definitivo o comunque più completo su questo genere di prodotti. Allora, cominciamo dal low cost. Prima di tutto vi dico che cosa penso di questi prodotti, di questi rossetti Astra, che sono gli ultimi lanciati dal brand e sono i Lip Criminal. La gamma colori è stata abbastanza ampia, copre un po' tutte le esigenze e tutti i gusti. Io avevo preso tre colorazioni, il numero 5, il numero 6 e il numero 8. Allora, io penso che Astra in generale negli ultimi anni abbia fatto dei prodotti Labbra strepitosi. Mi riferisco prima ai Madame Lip Stilo The Sheer che mi erano piaciuti moltissimo, che sono usciti circa 2 anni fa. Poi, questo inverno è uscita anche questa formula della linea Pure Beauty e anche questi mi erano piaciuti tantissimo. Questi erano proprio Pure Beauty, lipstick della linea Pure Beauty e me ne ero innamorata e questi sono stati un ennesimo colpo di fulmine. Intanto partiamo dal prezzo, piccolo, 5,90 euro per ogni prodotto. Tra l'altro sul sito di Bio Boutique Rosa Canina sono sempre scontabili, quindi Astra è riuscita a mantenere un punto prezzo basso, veramente basso, in un periodo in cui tutti, anche i brand low cost, stanno schizzando e tirando sui prezzi a bomba. Ha saputo rimanere appunto in un punto prezzo basso, ma creare un prodotto veramente di grande qualità e una gamma di colori molto ampia e ben pensata, insomma. Allora, intanto vi faccio vedere questo in rappresentanza di tutti e tre. Sono rossetti che hanno la caratteristica di essere rossetti molto cremosi, non tanto glossy, attenzione, però molto cremosi e molto confortevoli, cioè la stesura è molto piacevole perché il prodotto scorre sulle labbra, che è una bellezza, come se fosse proprio un balsamo, e di fatto lo è. Ma il vantaggio però è che il pigmento si aggrappa molto bene alle labbra e dura. Adesso vi faccio vedere anche i colori, così la facciamo completa. Ve li avevo già mostrati, avevo dedicato a questi rossetti addirittura anche proprio un video a parte, però non vi ho più dato poi dei feedback. Io continuo ad usarli con estremo piacere, questo è il numero 6 o il 5? Aspettate, questo è il numero 6, il numero 8 e il numero 5. Questo è più freddo, questo è un bellissimo rosso peperoncino, quindi caldo, e questo è un nude neutro marroncino. Io li continuo a utilizzare con grandissimo piacere, si aggrappano bene alle labbra, non mi sbavano, cosa per me fondamentale, sono confortevoli, ma durano, cioè per essere dei prodotti così non a lunga tenuta, non delle tinte, eccetera, mi durano qualche ora e non sbavano, vanno via in maniera uniforme, quindi assolutamente promossi. Infatti stavo anche meditando se comprare qualche altro colore, ma purtroppo dal sito non si capisce bene, non si capiscono bene i colori, quindi al momento, finché non troverò uno stand fisico, mi fermo qui. Altri rossetti low cost che ho provato sono questi di Sephora, ne ho provati ben 4. Prima sono uscite queste due linee, appunto di questi rossetti che si chiamano Satin Lipstick e Matte Lipstick. Ho preso il numero 04 dei matte, che era il numero consigliato proprio da Giulia Cova, che è un bellissimo nude. Questo è un nude, direi abbastanza neutro, neutro rosato, vedete? Allora, la formula di questi rossetti è molto confortevole e levigante. Chiaramente sono matte e, essendo matte, durano anche di più e hanno un bel effetto levigante sulle labbra. Sono proprio un effetto quasi poudré, che è un effetto quasi tipico di un prodotto in mousse, quindi che va a levigare le labbra, dà questo bel colore pieno fin dalla prima passata. Mi sono piaciuti veramente molto. E mi è piaciuto anche questo nella formula invece Satin, che io ho preso nella colorazione 07, che è anche questo un nude rosato,
Vedete che sono abbastanza simili. Questo vedete che è più glossato, un po' stile Astra, forse un pelo ancora più glossato. Anche questo, ragazze, come quelli di Astra, si aggrappano bene alle labbra, durano qualche ora. Io non posso che promuoverli perché non ho trovato dei difetti particolari a nessuno di questi rossetti. Quindi questi qua, per avere il punto prezzo che hanno e per le performance che garantiscono, a me vanno benissimo e non posso che consigliarveli. Poi un altro prodotto abbastanza low cost, oddio, anche se questo brand ormai è diventato, questa categoria, diciamo, di brand di drugstore sono ormai diventati quasi medio prezzo. È questo di Deborah Milano. Questa è una tinta vinilica che io ho preso in questa colorazione, la 03. È una tinta vinilica che divide, ad alcuni è piaciuta molto, ad altri non è piaciuta, dipende un po' anche dai colori. Io ho beccato un colore perché l'ho preso proprio in vista dell'estate, un colore che a me piace moltissimo. Vedete che è pieno dalla prima passata? Io non mi posso lamentare perché questo colore è bello brillante, è pieno dalla prima passata. Ho sentito delle critiche su questi rossetti che non sono omogenei nella stesura. Io non l'ho trovata, non l'ho riscontrata questa cosa. Per me sono pieni e omogenei e brillanti dalla prima passata. Non sono appiccicosi. Allora, o meglio, la caratteristica di queste tinte viniliche è di essere un po' appiccicose. Tutte lo sono, ok? Però questa non lo è particolarmente, non lo è più di quelle di Maybelline, anzi, credo che sia un po' meno appiccicosa di quelle di Maybelline, è un po' più confortevole. Va via in maniera, no, non è duraturissima, cioè queste tinte, anche quelle di Maybelline, non durano tutto il giorno, però una mezza giornata buona la fanno, mangiando vanno un po' via e quindi si possono tranquillamente riapplicare. L'ho trovata confortevole, il colore è bellissimo per l'estate, è un colore piuttosto brillante e freddo perché c'è una punta di fucsia, ma come sapete io in estate questi colori li reggo abbastanza bene, invece in inverno non riesco. Quindi io onestamente mi sento di consigliarvelo questo colore, perché ci sono dei colori un po' bruttini in gamma, però questo colore, lo 03, a me è piaciuto moltissimo. Allora, ovviamente poi questi sono i classici prodotti che hanno un effetto vinilico, cioè un effetto glossy che dura abbastanza, però poi piano piano l'effetto glossy va via e rimane la tinta sotto. Poi, per quanto riguarda un altro rossetto, altri rossetti low cost, medium cost, comunque al di sotto dei 15 euro che io ho preso da Sephora, sono questi due altri rossettini che sono gli ultimi usciti in casa Sephora. E sto parlando dei Sheer Shine nella colorazione 17, vi lascio tutte le referenze giù in info box, e il Liquor Shine nella colorazione 04. Questo è un rossetto, questo è lo Sheer Shine, è un rossetto bellissimo perché è molto sheer, molto trasparente, però ha dei brillantini che fanno un effetto tridimensionale alle labbra che mi piace moltissimo. Sono meno glossati di un gloss, però questo, quindi per chi non sopporta il gloss, questo è un prodotto perfetto perché comunque ti dà la tridimensionalità, la brillantezza delle labbra tipica di un gloss, grazie a questi brillantini che rendono le labbra tridimensionali, però non ha quello strato appiccicoso tipico del gloss. E anche questo ottimo prodotto, ovviamente non dura tantissimo, ma questi sono prodotti che si riapplicano in facilità senza essere troppo precisi e senza troppi pensieri. E questo invece è Liquor Shine, invece ha una base colore più presente. Questo è un marroncino caldo, bellissimo, un cannella intenso. Anche questi si aggrappano bene alle labbra, non sbordano, sono confortevoli. Rispetto a questi preferisco un pelo più quelli di Astra, sinceramente, però non ne posso assolutamente parlare male, ma questo tra tutti gli altri è quello che ho testato meno, quindi magari ci aggiorneremo più là. Altro prodotto low cost che ho testato recentemente è questo gloss di NYX. Il Fat Oil Lip Trip, boh, vabbè, nella colorazione, io l'ho preso nella colorazione 03 Supermodel. Anche questo io l'avevo preso più per il colore che per la formula, anche se la formula devo dire mi piace, non è né troppo spessa né troppo sottile. Io me l'aspettavo più un olio gloss, invece è proprio un gloss a tutti gli effetti, cioè ha
la texture più spessa tipica di un gloss, invece l'olio è più scioglievole, dura anche di meno di un gloss l'olio, però è più scioglievole, più sottile, anche più evanescente. Invece questo è proprio un gloss che comunque dura benissimo un paio d'ore, vedete com'è. Proprio glossy, cioè com'è bello riflettente e il colore è carino. È sheer, però comunque dà un bel colore alle labbra, anche messo da solo senza una matita sotto, dà un leggero colore alle labbra ed è molto molto carino per l'estate. Penso che lo porterò in vacanza, lo terrò in borsetta e lo metterò, lo indosserò così senza problemi, anche perché è molto idratante, quindi lo approvo. Io l'ho preso meno di 7 euro, quindi direi che non mi posso lamentare. Tra l'altro mi piaceva tantissimo la confezione, così piccola, compatta, con questo verde acido, verde lime e il contrasto con questo travesto verde lime e questo fucsia mi è piaciuto moltissimo. Visto nella confezione, ha qualche micro glitter, non so se si può notare, però poi in applicazione questi glitter non è che si vedano molto, ecco, non è glitterato, non lo definirei assolutamente glitterato. Su questa scia di prodotto, invece, però cambiando fascia prezzo, ho preso, come sapete, questo prodotto che è diventato virale a un certo punto, il Lip Comfort Oil Shimmer di Clarins. Questo mi piace da morire. Questo, ragazzo, sarà il mio gloss per l'estate. Io l'ho preso in questa colorazione, oddio, dove me la metto qua? In questa colorazione che si chiama Red Hot. Che colorazione è? Comunque la 07. Oddio, come ve lo faccio vedere? È questo qua. Questa è una colorazione bellissima per l'estate perché è un rosso peperoncino caldo e ha dei micro glitter che forse non rendono dalla telecamera dorati. Quindi, secondo me, in un contesto vacanziero, in vacanza, con l'abbronzatura, spacca questo gloss. Cioè, si vede proprio che ha questi micro glitter dorati e ramati. Quindi ha un sottotono caldo. È bellissimo, l'abbiamo provato insieme in un video. Andate a recuperare quel GRVM indossato, a me piace da morire. Diciamo che farò in vacanza, sicuramente mi porterò questi due, questo in borsetta per quanto voglio un po' di idratazione senza impegno e questo per le serate estive, quando esco, quando voglio scintillare perché rende le labbra molto scintillanti e sarà il mio alleato più prezioso. E arriviamo ai prodotti più costosi. Allora, partiamo da Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent in questi ultimi mesi ha lanciato questi due prodotti, ma prima di lanciare questi due prodotti, che adesso vi faccio vedere qui ancora nella loro confezione originale, aveva lanciato anche degli altri tipi di rossetti, che erano questi qua, che si chiamano. Non leggo, comunque vi scrivo tutto giù. Erano dei rossetti pack strabello, bellissimo. Un po' cremosi, diciamo, con questa texture molto, anche questa molto confortevole, molto scorrevole, colore bellissimo, il mio nude marroncino perfetto. Quindi bellissimi da applicare sulle labbra, bellissimo l'effetto, levigante, non troppo glossy, ma nemmeno opaco. Una bellissima formula, anche molto scorrevole da applicare, un po' che richiamano quelli di Astra, però quelli di Astra si aggrappano ancora meglio alle labbra. Hanno un grosso difetto, soprattutto se penso a quanto costano, perché questi costano 35, tra i 35, diciamo tra i 30 e i 40 euro, dipende da dove li acquistate. Durano pochissimo, cioè rispetto a quelli di Astra, durano pochissimo, cioè si aggrappano proprio, cioè sono molto, scompaiono molto in fretta, non si aggrappano bene alle labbra, non vanno in giro, questa è una cosa buona, però davvero ragazze, io dopo un'ora non ho più niente sulle labbra, onestamente infatti lo sto usando poco per questo motivo, perché a me piacciono i prodotti che durano, cioè non voglio dovermi riapplicare il rossetto ogni ora, quindi io questo onestamente per la durata e solo per la durata non lo consiglierei, però per me la durata è una cosa importante, se per voi non lo è una bellissima formula, non ho niente da dire. Invece parliamo di questi due prodotti che sono usciti proprio più recentemente. Allora, una è la formula Love Shine, l'altra la formula, qual è la formula? Sweet, oddio, Candy Glaze si chiama l'altra formula. Vedete? Hanno un pack leggermente diverso, si differenzia il colore di questa fascia. Pack bellissimo, pesante, experience di lusso. Allora, qual è la differenza tra i due? Questo è il Love Shine, che io ho in questa colorazione Caramel Swirl.
che è un bellissimo caramello, bellissimo. Allora, questi sono un po' come, diciamo, la formula di questi, però ancora più scivolosi, ancora più, diciamo, più sheer e ancora più, un pelo più glossati. Però durano, devo dire, abbastanza bene, cioè a me dura più di questo, ok? Queste sono una formula perfetta per l'estate, il classico rossetto molto balsamo, un po' come quelli di Revlon, anche se quelli di Revlon sono ancora più scioglievoli, però diciamo che hanno una buona tenuta, considerando che non sono prodotti duraturi, non sto dicendo che durano tutto il giorno, Però questo comunque rimane, si aggrappa di più sulle labbra e rimane. Però è più sheer. Invece l'altra formula, che è la Candy Glaze, ha una formula leggermente diversa, perché intanto vedete che si gira, scatta e la colorazione che io ho preso è Rose, la 05, non mi ricordo come si chiama, comunque mi metto tutto giù, che è questo qua. Allora, ha una formula più o meno glossata come questa, più o meno sì, siamo lì, però la texture è un po' più spessa e un po' più aggrappante alle labbra. Questo è un velo sottilissimo di colore, piacevolissimo. Questo si aggrappa e più spesso, cioè lascia, quando voi fate la passata, il bullet lascia più prodotto sulle labbra, ok? Quindi la texture è più spessa, ma il colore è più pieno, quindi è un prodotto più presente sulle labbra. Mentre questo è un niente, veramente. Dipende dai gusti. A me piacciono tutti e due, non saprei scegliere. Questo è quello che indosso oggi ed è bellissimo il colore, è un rosa caldo, come potete vedere. A me piacciono entrambi, ragazze, faccio fatica. Forse io però propendo un pelo di più per il Love Shine, ma forse perché mi piace di più il colore o perché lo trovo più sottile come texture, ancora non l'ho capito, devo ancora capire, devo studiare ancora il perché. E questi sono i prodotti di Yves Saint Laurent che ho provato. Adesso invece passiamo, vi faccio vedere un prodotto di Armani che ho comprato, vi faccio vedere anzi tre prodotti, uno di Armani e due di Dior, che ho comprato in un outlet online. Casomai vi metto giù il link, non è affiliato, non ho contatti con questa azienda, però io li ho presi lì, quindi sicuramente vi interesserà, mi chiederete e trovate il link giù. Allora, questo rossetto di Giorgio Armani è uno degli Ecstasy Shine. Io l'ho preso nella colorazione 3C. Sapete che ho il dubbio che la confezione non sia quella giusta? Perché io mi ricordo che si chiamava Crescendo questo rossetto. No, però c'è anche qua. Comunque, il colore è 300. Qua c'è scritto Play, però io mi ricordo che si chiamava Crescendo. Vi lascio tutto giù. Comunque, il pack bellissimo. È uno stilo rosso con una forma un po' particolare, vedete, a trapezio, cioè sopra è perfettamente quasi cilindrica e poi si appiattisce sotto. È bellissimo, mi piace un sacco il pack di questo prodotto. È anche questo un prodotto abbastanza glossato. Abbastanza sheer, è un balm, infatti viene definito proprio un balm colorato, ma la caratteristica che me lo fa apprezzare, forse più di tutti i prodotti che vi ho menzionato più o meno di questa tipologia di prodotto, è il fatto che tinge. Praticamente voi lo vedete, lo applicate, potete stratificarlo il colore fino a farlo diventare un colore bello presente. E c'è tutta questa parte glossata in superficie che piano piano con le ore si asciuga, ma rimane la tinta sotto. Quindi voi vi ritrovate veramente per tante tante ore il colore sulle labbra, cosa che io reputo molto vantaggiosa, molto piacevole come situazione, piuttosto che se ne vada del tutto, non se ne va, poi non se ne va a chiazza, non se ne va. È fantastico perché vi rimane proprio questo bel colore pieno sulle labbra e il colore è un rosso corallo, vedete, molto estivo, molto molto bello. Lo sto adorando. Voglio paragonarlo. Tra l'altro, questo rossetto di Milani che vi ho fatto vedere in un recente video, perché mi sembra che i prodotti si possano in qualche modo, possano essere simili, non come colore, perché quello di Milani è questo, è più rosso, questo è più corallo, più aranciato e questo è più proprio più rosso, tende al rosso, però come formula, si possono in qualche modo avvicinare, comparare, perché entrambi tingono, quindi entrambi hanno una parte molto
più shine, che poi si asciuga e tinge. Quello di Armani mi sembra vederlo così un po' più shine, vedete, un po' più glossato, ma anche questo è un bellissimo prodotto. Comunque questi prodotti mi piacciono tantissimo e per l'estate secondo me sono la perfezione. Gli ultimi due prodotti di cui vi parlo sono di Dior, anche questi li ho presi ad un prezzo veramente stracciato su questo outlet, non so se si trovino ancora, perché io questi li ho presi un paio di mesi fa, e sono, vi metto giù i nomi perché credo che siano dei tester, non c'è nemmeno la descrizione né del colore né della tipologia di rossetti, comunque sono sostanzialmente le tinte viniliche di Dior. Che ha proposto Dior e io avevo preso un nude e un rosso che è il famosissimo 999. Ve lo metto qua, mamma mia. Allora, io avevo preso il 999, questo me lo ricordo, non me lo posso scordare, e questo che è il nude, che però, di cui però non trovo assolutamente il nome. Non mi ricordo il nome né il numero, ve li lascio giù. Allora, questo è il 999, tinta vinilica, e questo è un nude. Poi sulle labbra, qua sembra più intenso, ma sulle labbra è un nude. Io ho fatto una passata molto spessa. Questi prodotti sono eccezionali, eccezionali perché durano tutto il giorno, rimangono vinilici, tutto, nel senso, allora, lo strato superficiale glossy se ne va, però hanno una formula che rimane, riesce a rimanere satinata e brillante anche senza proprio lo strato in superficie di gloss, cioè mentre questi poi si asciugano, diventano opachi, cioè tingono le labbra, ma una volta che è andato via lo strato glossy diventano più opachi. Questi no, rimangono comunque brillanti, satinati e tridimensionali, magari non brillanti come all'inizio, però comunque la satinatura, l'effetto un po' gloss rimane tutto il giorno, è pazzesco. Poi è chiaro che alla fine del giorno un pochettino le labbra sono un leggermente secche, perché questi i prodotti comunque che durano tutto il giorno, non mi dite cavolate, chi più chi meno, ma tutti un po' seccano. Questo comunque secca pochissimo, ve lo garantisco, e dura tutto il giorno. Mi ha stravolto. Io ho fatto anche la prova di lavare, fare lo swatch nella mano, lavarlo tante volte con l'acqua, anche col sapone, non va via e non va via nemmeno l'effetto proprio satinato, glossato. Non ve lo so spiegare, sono prodotti veramente eccezionali e io li ho pagati 19 euro ciascuno. Quindi, prima avevo preso questo, quello color nude, poi mi sono talmente innamorata della formula che sono tornata sul sito, sono andata a vedere quale colore fosse rimasto ed era rimasto, ho preso anche il 999. Ora, in questo sito non ci sono sempre tutti i colori, a volte i prodotti disponibili cambiano, non c'è una grande scelta e le cose finiscono subito, quindi non mi prendo nessuna responsabilità se per caso questi prodotti non fossero disponibili al momento su questo sito. Però date un'occhiata perché secondo me periodicamente ritornano. Comunque questi, se vi piacciono le tinte viniliche, secondo me sono il top delle tinte viniliche, ok? Quindi io come posso dire, in scala metto primi questi, imbattuti e ripetibili. Poi quello di me, di Deborah Milano, questo che a me, al di là dei colori, io vi parlo del colore che ho comprato, piace moltissimo e dura anche bene. E in ultimo metto quelli di Maybelline, che comunque a me piacciono, però hanno un colore meno pieno dalla prima passata rispetto a questo, rimangono un po' più appiccicosi e quindi sono un po' meno piacevoli da indossare rispetto a questi di Deborah e di Dior. Però è anche vero che diamo a Maybelline il merito di aver lanciato questa tipologia di prodotto. Inoltre io ho diciamo, le formule che sono state lanciate l'anno scorso, non so se per caso quest'anno le abbiano riformulate, le abbiano rese ancora più performanti, questo non ve lo so dire, però io vi parlo così di questi prodotti che io ho comprato l'anno scorso e mi erano piaciuti talmente tanti che ne ho comprati ben 6, quindi comunque per dirvi che a me questa tipologia di prodotto piace tantissimo. Mi sono lavata le mani col sapone, vi faccio vedere cosa intendevo. Questa è quella di Deborah, che c'è ma non è ancora, non è piena come prima, ma guardate questa di Dior, ho lavato col sapone 2 volte, guardate che rimane proprio la lucentezza, il colore pieno, e queste sono le tinte di Armani e di Milani, vedete che è rimasta un po' tinta la mano, comunque queste sono proprio come appena applicate, incredibile, ho lavato la mano 2 volte col sapone, no, queste sono pazzesche.
Ragazze, ho terminato, vi ho parlato di tutti i prodotti che ho testato per le labbra in questi ultimi mesi, ci tenevo a farvi un punto della situazione, un resoconto anzi della situazione. Fatemi sapere se voi avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi trovate, se avete delle curiosità specifiche su qualcuno dei rossetti che vi ho mostrato, scatenate l'inferno dei commenti come al solito. Un bacione, alla prossima, ciao!